presentazione riguarda appunto l'incontrarsi di due interessi di due parti della comunità che si trovano nel nostro territorio veneto. Appunto, l'interesse dei viticoltori è appunto l'interesse legato alla salute dei nostri alunni, dei ragazzi che frequentano le scuole, la salute dei nostri figli. Quindi, questi interessi sono anche gli interessi di coloro che producono la normativa. Gli obiettivi normativi degli ultimi anni, infatti, anche nelle norme tecniche che riguardano l'agricoltura, tutelano, per esempio, la salute delle varie tipologie di utenti, che sono coloro che distribuiscono agrofarmaci, coloro che utilizzano gli agrofarmaci, coloro che sono presenti nelle nostre campagne per caso, magari perché utilizzano le campagne per fare la passeggiata, i residenti che sono residenti appunto in zone rurali, oppure i consumatori che portano a casa un prodotto agricolo che potrebbe contenere agrofarmaci. E infine i lavoratori dell'agricoltura che non necessariamente coincidono con coloro che utilizzano l'agrofarmaco. Naturalmente esiste anche un diritto a possedere un ambiente in salute con gli equilibri naturali rispettati. Allora, il quadro normativo che riguarda appunto l'utilizzo sostenibile degli agrofarmaci è complesso e qui è presentato semplicemente un riassunto che vi invito poi a approfondire se è di vostro interesse. C'è il testo unico ambientale, che è il testo di riferimento per il nostro paese, e per quanto riguarda l'agricoltura, pongo solo l'attenzione sulla direttiva 128, che appunto prevede l'uso sostenibile dei pesticidi, quindi ponendo un'ottica diversa rispetto al passato nell'uso di questi strumenti per l'agricoltore che opera nelle campagne. Ulteriori riferimenti normativi fondamentali e trasversali ai vari settori sono appunto i regolamenti REACH e CLT, che salto a piè pari comunque perché insomma, per motivi di tempo. Allora, in che modo l'attività degli agricoltori può entrare in contatto con il mondo delle scuole? Con sì, il luogo in cui i nostri figli stanno, cioè vanno a scuola e frequentano. E il fenomeno è il fenomeno di trasporto, che può essere un trasporto dovuto alla deriva, un trasporto di tipo orizzontale, dovuto per esempio al ruscellamento, trasporto legato all'acqua, o alla percolazione, quindi un trasporto verso il basso dovuto sempre alla pioggia, a fenomeni legati al movimento dell'acqua che può sciogliere i prodotti irrorati distribuiti dagli agricoltori. Allora, il fenomeno della deriva è ciò in cui noi ci siamo concentrati, insomma, per questo semplice studio che vuole analizzare appunto il conflitto tra gli interessi degli agricoltori che hanno necessità di trattare in agricoltura e gli interessi di noi cittadini di vivere in un ambiente sano. La deriva è il trasporto dovuto all'aria, quindi il vento, un movimento di un flusso d'aria che può trasportare anche gocciole di agrofarmaco verso luoghi in cui l'agrofarmaco non dovrebbe stare. Il posto in cui l'agrofarmaco certamente non dovrebbe stare è la scuola. Vediamo cosa dice la normativa in questo senso. La normativa pone, definisce una zona rossa di 10 metri da luoghi sensibili come le scuole, all'interno della quale l'agricoltore non può trattare. 10 metri sembrano pochi, ma come vedremo davanti non sono infrequenti in casi in cui le scuole sono a meno di 10 metri da una superficie agricola.
oltre tra i 10 metri e i 30 metri di distanza da luoghi sensibili come le scuole, non si può utilizzare alcune categorie di prodotti fitofarmaci con profilo tossicologico grave, per esempio i prodotti cancerogeni con tossicità per il feto, con effetti sensibilizzanti, con tossicità ad organo, con tossicità alla sfera riproduttiva. Ci sono alcuni prodotti agrofarmaci con un profilo tossicologico grave che non si possono utilizzare in vicinanza, in prossimità di luoghi sensibili come le scuole. Oltre i 30 metri da questi luoghi sensibili è zona bianca, si può operare liberamente. Andiamo a vedere allora come questi vincoli normativi si posizionano nel territorio veneto. Ricordiamo che l'Italia è la prima nazione europea per produzione vinicola e il Veneto è la prima regione in Italia per produzione di vino. Abbiamo delle produzioni straordinarie, abbiamo la zona dell'Amarone, Valpolicella, del Recioto, abbiamo il Prosecco che è il vino più esportato al mondo. Quindi il Veneto è una realtà viticola fondamentale, dove appunto non è solo una cultura, ma anche cultura nostra, fa parte del nostro patrimonio di vino. Allora, cominciamo a confrontare l'interesse appunto del viticoltore con quella che è la realtà della scuola. Siamo andati a vedere sugli open data del Ministero dell'Istruzione tutti i plessi scolastici presenti sul territorio interessato da produzioni di OCG del territorio veneto. Abbiamo quindi identificato circa 4.000 plessi scolastici, sia statali sia paritari, che appartengono alla scuola dell'infanzia, primarie, secondarie, primo grado e secondarie, secondo grado. Quindi tutte le tipologie di scuole. Abbiamo incrociato gli open data del MIUR con i dati della carta degli edificati della Regione Veneto, incrociando questi dati e posizionando questi plessi scolastici nel territorio. Qui vediamo una mappa della regione con le scuole paritarie e statali. Allora, andiamo a vedere un po' i risultati di questa indagine. Con semplici strumenti di geometria e di prossimità, siamo andati a identificare i plessi che sono a meno di 10 metri da un vigneto, quindi vuol dire dall'altra parte della strada, cioè il vigneto. Quindi sono situazioni che sembrano rare, invece abbiamo identificato ben 60 scuole, 60 plessi scolastici a meno di 10 metri dal vigneto, che sono circa il 2% delle scuole venete. Siamo andati poi a identificare per prossimità il numero di plessi scolastici alla posizione che sono a meno di 30 metri, quindi nella zona arancione, se vogliamo, a meno di 30 metri dai vigneti. E ci sono circa 190 scuole che sono a meno di 30 metri dei vigneti nelle zone di OCG del Veneto. E sono circa il 5% del totale dei plessi. Questo è quello che la legge, abbiamo visto appunto dove questi limiti normativi si applicano sul nostro territorio. I limiti normativi sono di 10 metri, non si può trattare, e di 30 metri si può trattare con degli accorgimenti. Ma andiamo a confrontare quello che è il limite normativo con quello che è la giusta distanza, come è il titolo di un vecchio film, un film di qualche anno fa. Qual è la giusta distanza per essere sicuri di non avere fenomeni espositivi dovuti a deriva di agrofarmaci? La letteratura scientifica ha identificato che oltre 120 metri, quindi oltre i 100 metri di distanza da un vigneto, il fenomeno di deriva si tende ad azzerarsi. Quindi questa è la distanza di sicurezza prevista dalla normativa, questa è la distanza di sicurezza che prevederebbe invece la realtà scientifica. Quindi si confronta
il vincolo normativo con il vincolo dovuto alla prova scientifica. Andiamo a vedere ora quali sono i plessi scolastici che sono a una distanza in cui i fenomeni di deriva si manifestano e che non è detto che sono anche oltre il limite legato alla normativa, oltre 30 metri. Quindi le scuole che sono a meno di 125 metri da Pigneto sono circa 2000 e sono il 60% dei plessi posizionati nelle aree viticole di OCG del Veneto. Questo risultato quindi dimostra un conflitto tra i due interessi, il diritto di fare agricoltura, ma anche il diritto ad avere un ambiente sicuro in cui i nostri figli possano stare. Adesso quindi, sì, ho finito. Allora, quindi c'è il conto tra il vincolo normativo, 10 metri e 30 metri, non si può trattare sotto i 10 metri, 30 metri si può trattare con accorgimenti, è un limite tecnico di 125 metri. Teniamo presente che il fenomeno di deriva o drift può essere amplificato da ventosità o dalla giacitura. Ad esempio, in territorio collinare, il fenomeno di deriva può essere amplificato per gravità, semplicemente per fenomeni di movimento dovuti alla gravità dall'alto verso il basso. Bene, dopo aver gettato un po' di scompiglio per queste questioni, questi problemi di conflitto tra gli interessi degli agricoltori e l'interesse del resto della comunità, vi invito a consultare delle risorse aperte in cui trovare i dati che sono stati utilizzati per le informazioni qui esposte, che sono appunto l'infrastruttura dati della Regione Veneto e gli open data del Ministero dell'Istruzione. Io vi ringrazio e ho finito la mia breve presentazione.